una buona giornata, bentornati a Speciale News Web 24. Dopo due giorni di pausa ritorniamo in onda con la nostra informazione. In apertura agli esteri, nuova provocazione della Corea del Nord che ha effettuato nella notte italiana il lancio di due missili in mare lanciati da una zona sulla costa occidentale del paese. I militari sudcoreani hanno precisato poi che i missili hanno percorso 230 km prima di finire nelle acque del mar del Giappone. Il presidente sudcoreano ha convocato una riunione d'emergenza del Consiglio sulla sicurezza nazionale ed è stato informato. L'iniziativa del Nord mette in evidenza come i missili nucleari non abbiano fermato il regime nordcoreano, nonostante l'incontro avuto negli scorsi mesi con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, e soprattutto anche in risposta alle esercitazioni congiunte di Seoul e Washington programmate per questo mese. Alla vigilia di Ferragosto si è svolto il primo anniversario della tragedia del Ponte Morandi a Genova. L'abbiamo ripercorsa ieri con un nostro speciale a metà della mattinata. Una giornata ricca di significati e di dolore, ma soprattutto anche per il fatto della presenza sgradita dei vertici di Autostrade per l'Italia, a cui il Comitato delle Famiglie si era opposto alla loro presenza, parlandone direttamente con il presidente del Consiglio Conte, che ha consigliato agli stessi di andare via. Una decisione molto criticata, e tra l'altro con una lettera che sa più di cinismo sufficiente su Facebook, nel quale i Autostrade per l'Italia parla di compassionevole pietà. Beh, francamente di compassionevole pietà ne dovrebbero avere loro sulla loro coscienza. Andiamo ad ascoltare le dichiarazioni del sindaco di Genova Bocci, del governatore ligure Toti e della presidente del comitato delle vittime di Ponte Morandi Pessotti.